Michele Matassoni, allenatore della Cestistica Rivana. Siete arrivati al punto cruciale della stagione, però diamo un'occhiata prima indietro. Una buona regular season, in crescendo vi siete guadagnati sul campo i playoff con un bel girone di ritorno. Esattamente, sì. Abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale nel conoscerci, probabilmente, perché è vero che il gruppo per 8 decimi era quello dell'anno scorso e anche i 10 dodicesimi, però i due innesti erano in due ruoli importanti come Giorgio Armito e Giulia Piermattei, e il sistema di gioco è completamente cambiato sia difensivamente che offensivamente, quindi ci è voluto del tempo. Diciamo che poi pian piano nel corso della stagione ha dato i suoi frutti. Oltretutto in un girone solido con molte squadre forti. A vedere i risultati si direbbe proprio di sì, visto che in quattro siamo per una finale per andare in A2, quindi, e la terza del Veneto ha battuto appunto Firenze, che era la prima della Toscana. Ti sei trovato a amalgamare un gruppo composto da giovani e da giocatrici esperte, su cosa hai puntato per creare il giusto feeling? Direi sul lavoro, però non vorrei essere... banale, ecco, però sì, questo su concetti di gioco, su idee, sul lavoro in difesa, e per amalgamare appunto questo gruppo con inserimento comunque di 3-4 giovani che venivano dal vivaio. Primo turno dei playoff, avete vinto in maniera forse anche troppo facile contro Sassari. Come hai visto questo primo scontro? Diciamo che la partita a Sassari ha avuto l'impatto proprio da playoff, con tanta tensione, con anche la giusta carica, però poi dopo i primi minuti abbiamo proprio accusato la tensione della partita, e poi man mano, continuando a giocare, continuando a cercare di fare le scelte giuste, siamo arrivati al risultato. Qui in casa loro venivano da un viaggio estenuante, erano in poche e si è fatta sentire la fatica, e per noi è stato tutto facile. Adesso c'è Ponzano, una squadra che voi conoscete bene, però altrettanto loro conoscono bene voi. Su cosa si deciderà questo doppio scontro? Si deciderà, penso, sulla compattezza, sulla capacità di restare unite e solide, perché loro sono un gruppo molto unito, molto solido, soprattutto con dei concetti di gioco ben chiari. Vediamo se noi saremo in grado di rovinare le loro soluzioni, la loro capacità di giocare assieme. Prima gara in trasferta, seconda in casa, quindi diamo appuntamento al pubblico qui a Riva. Arriva il 27, speriamo alle 18, anche se non è ancora confermato.